Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video qui sul mio canale YouTube. Recentemente stanno arrivando a casa un sacco di pacchettini ed effettivamente ho fatto veramente un sacco di video unboxing. E oggi non è differente dagli altri giorni perché è arrivato l'ennesimo pacchetto. Qui dentro c'è un oggetto dalle sembianze futuristiche e anche dalle funzioni futuristiche. Infatti sono curiosissimo di provarlo e vedere se fa quello che dice. Quindi direi di non perdere altro tempo, andiamo subito ad unboxare questo affare e scopriamo se sarà un top o un flop. Ed eccoci qui ancora una volta pronti ad unboxare un pacchetto. Questa volta sarà facile perché questa è una busta, quindi non dovremo avere grossi problemi. Quindi tac, tac, di cattiveria proprio. E vediamo l'interno di questa busta. Ok, busta su busta. Deve essere molto fragile, visto che è stato imballato così bene. Ok. Ce la posso fare? Eccola qua. Se vi state ancora chiedendo che cos'è questa, è una tastiera laser, ovvero sostanzialmente sarà una sorta di totem che verrà messo così di fronte a noi e proietterà una tastiera sul tavolo in cui stiamo lavorando, quindi veramente molto futuristica. Andiamo ad aprire la scatola perché veramente ragazzi sono super curioso, non ho mai provato un prodotto del genere e sono curioso di provarlo. Ok, slidiamo così e qui abbiamo subito il nostro accessorio, quello che dovrebbe proiettare la tastiera sulla nostra, mamma mia, sulla nostra tavola. Ah, è molto più grande di quanto pensavo. Vediamo cos'altro c'è all'interno. Qui abbiamo ovviamente scatole e scatoline, qui suppongo ci sarà qualche cavo, le solite istruzioni. Ok, qui abbiamo un cavo USB-C, mi fa molto piacere vedere che tutti stanno cominciando ad utilizzare i cavi USB-C. Qui abbiamo, credo, la garanzia e le istruzioni che spero non ci serviranno, anche se stiamo a vedere, visto che non ho mai usato apparecchi di questo genere. Mettiamo da parte le scatole che non ci servono e qui abbiamo la nostra tastiera. Oh, che cos'è? Oh, oh mio Dio. Vediamo di capire come funziona. Qui dietro c'è un tasto, abbiamo l'ingresso USB-C, queste cose non so cosa siano, qui abbiamo il laser, questo scatto non so cosa sia, ora andremo a vedere nelle istruzioni perché veramente... Però proviamo ad accenderla. Ok, spaziale! Ma vedete? Ok, qui probabilmente... Ah, ok, forse questo serve per tenere il nostro telefono... Ah, ok! Ok, questo serve per tenere il telefono, suppongo. Questi sono i LED di notifica, probabilmente per farci vedere se il nostro smartphone è connesso. È pazzesco! Vado subito a connetterla al mio iPad. Vediamo perché qui, ragazzi, siamo veramente nel futuro. Fatemi connettere questa cosa. Ok, vediamo se mi dà già la connessione. Sì, laser. Ok, siamo connessi. Ragazzi, attenzione, attenzione, perché forse dovrò cambiare inquadratura per farvi vedere se funziona o no. Entriamo in un qualsiasi sito internet. Vediamo se scrive. Attenzione, il momento della verità. Fermi tutti, cambio inquadratura e vi faccio vedere. Ok ragazzi, ho anche spento la luce per far risaltare meglio la tastiera, che come vedete si vede benissimo, e qui abbiamo il mio iPad connesso tramite Bluetooth. Come vedete non c'è la tastiera di iPad, ma abbiamo solamente la barra della correzione e questi tab, che sono praticamente quelli delle note di iPad. Date un'occhiata. Cioè, io non ci credo, sto scrivendo sulla mia scrivania, ma come vedete stiamo scrivendo contemporaneamente sull'iPad. Un attimo che lo sconnetto e ve lo faccio vedere un po' più da vicino, perché sta storia ha degli incredibile. Un attimo, scriverò un po' a caso, però... Funziona!
vi giuro che avrei scommesso 0 euro sul fatto che funzionasse. E cioè, un attimo, fatemi provare. Ah, funziona anche l'alt. Menu, ok, control FN. No, voglio fare la chiocciola. Fatemi capire come faccio a fare la chiocciola. Shift. No. FN. No. Non riesco a fare la chiocciola. Ah, probabilmente. Ah, ok. Oh, scusate, colpa mia. In realtà la tastiera è in, qui è in americano e sul mio iPad è in italiano, quindi la chiocciola è sul 2, ok, my bad, scusate. Per utilizzarla perfettamente non so se si possa cambiare il layout di questo apparecchio o dovremo cambiare il layout sul nostro dispositivo, perché ovviamente la chiocciola in americano è sul 2, in italiano è sulle lettere accentate. Però ragazzi, pazzesco, funziona davvero, sono strabiliato, sembra veramente qualcosa che proviene dal futuro. E ora vado un attimo a leggere le istruzioni, perché sicuramente potrà fare qualcosa che io ancora non so, quindi torno subito. Allora ragazzi, questa dovete vederla, siamo veramente in un altro pianeta. Come vedete, ho tolto tastiera e mouse del mio setup. Come sapete, utilizzo la Asus Claymore come tastiera e il Chakram come mouse. Qui non c'è niente, abbiamo solo questo aggeggino e come vedete sono su una pagina di Google. Schiacciando questo pulsante con la freccetta posso utilizzare il mouse, cioè non so se state vedendo, sto utilizzando il mouse, vado qui, suppongo si clicchi così, ok, rischiaccio MB4K, enter. Cioè, ragazzi, questa è una cosa pazzesca. Cioè, sto schiacciando sulla tavola e utilizzo il computer. Come vedete, sono sul mio sito internet e veramente non ho parole. Riproviamo ad utilizzare il mouse, guardate. Non so se riuscite a vedere la freccia che si muove, forse un po' troppo distante, ma vi posso garantire che è pure parecchio precisa. Cioè, andiamo in una pagina, vediamo notizie. Se il cursore dovesse funzionare anche con iPad, cosa che proverò subito, questo potrebbe essere un game changer veramente incredibile. Date un'occhiata, che ficata. Cioè, pensavo veramente fosse una sorta di truffa o comunque una cosina che funzionava o non funzionava, e invece mi tocca dirvi, anzi, sono felicissimo di dirvi, che questa tastiera laser funziona alla grande. E comunque non è tutto, perché questa tastiera laser si può utilizzare come battery bank. Infatti sotto c'è una porta USB A per caricare gli smartphone o qualsiasi altro accessorio che volete. Ha delle feature del tipo, se tenendo premuto FN possiamo alzare e abbassare il livello di luminosità, ovviamente più alta è meglio è. Sempre premendo FN e con la freccia sinistra e destra possiamo alzare o abbassare il volume del click una volta che andremo a schiacciare il tasto. Possiamo addirittura anche eliminarlo, infatti in questo caso l'ho eliminato. E veramente non ho parole, provate a immaginare semplicemente a mettere il nostro smartphone qui sopra e magari scrivere un testo veloce o qualcosa senza avere la tastiera con noi, ma avendo solamente questo aggeggino. Davvero incredibile. Silvia, voglio farti vedere una cosa. Dimmi se secondo te sta roba è futuristica. Ascolta, prova a schiacciare questo tasto. Prova a muovere il dito sopra la tastiera. Prova. Ma io voglio provare a scrivere. Prova a andare, vai su, ok, basta andare su Chrome. Adesso muovi il dito fino dove ti serve. Quando vuoi scrivere, seleziona. Per scrivere devi schiacciare questa freccetta. E adesso scrivi. Sono disgrafica. Ok, però che ti sembra? Figo! Prova a schiacciare enter, così giusto per...
Che dici? Ok, una cosa, guarda la telecamera e dai un aggettivo a sta roba. Sconcertante. Yes! Bella ragazzi, che dire, questo aggeggetto mi ha veramente sconvolto. Non avrei mai immaginato potesse funzionare così bene, sembrava quasi una cosa fantascientifica. In ogni caso, se avete qualche curiosità o qualche domanda, non esitate a scrivere qui sotto nei commenti. Sarò felicissimo di fare quattro chiacchiere con voi. Magari vi lascio anche il link per andare sulla pagina ufficiale se volete acquistarlo e niente, veramente pazzesco. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, spero il video vi sia piaciuto, in quel caso lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale attivando le notifiche e magari seguitemi su Instagram dove sono attivo tutti i giorni con nuovi contenuti. Io sono MB4K, questo è il mio canale YouTube, ci vediamo in un prossimo video, ciao!